Annyeonghaseyo. Scusate la mia pronuncia, ma ci tenevo a dire almeno una parola, però non conosco il coreano, quindi ho tentato di riascoltarlo 18 milioni di volte. Ciao a tutti, sono Barbie Xanx e benvenuti nella recensione, analisi per quanto riguarda Parasite, il film che ha fatto letteralmente la storia. Primo film sudcoreano a battere letteralmente tutti i record. Palma d'oro, Oscar. Soprattutto primo film nella storia in lingua non inglese a vincere l'Oscar come miglior film. All'interno di questo video faremo una vera e propria analisi del film. Preparatevi, sarà abbastanza lungo, quindi prendete un tè, prendete un caffè, prendetevi qualche snack, perché andremo letteralmente nel dettaglio del film. Secondo me Parasite è letteralmente un gioiellino, sia per quanto riguarda la parte intrattenitiva, quindi il pubblico, qualcuno che non ha assolutamente nessuna intenzione di andare a approfondire il cinema, saperne qualcosa in più, però vuole semplicemente passare una o due orette tranquille. Ma è un gioiellino anche a livello tecnico. Parasite è letteralmente impeccabile. All'interno di questo video ci sarà una piccola parte iniziale senza spoiler e poi andremo letteralmente nel dettaglio, nell'analizzare il più piccolo dettaglio per quanto riguarda Parasite. Se non avete visto il film vi consiglio di rimanere nella parte senza spoiler, perché secondo me è bello a livello emotivo, insomma, seguire il viaggio del film, però insomma fate voi quello che preferite. So che molti di voi aspettavano questo video, spero non vi deluda. In questo video però sarete fondamentali voi, perché io mi occupo principalmente di cinema statunitense e non conosco la lingua coreana. Prima di iniziare questa recensione però non dimenticate di iscrivervi, nel caso vi piacciono i miei video, supportare il canale, quindi con i like, iscrivendovi, condividendo il video. Spero davvero vi piaccia questa recensione, perché ci ho messo un sacco per farlo. Ho messo davvero tanto impegno. Potete seguirmi su Instagram, molto spesso lì vi chiedo su quale film fare recensione o meno. Qui sotto trovate il link al mio shop, ma trovate anche il link all'offerta di Pampling. Pampling, per l'anniversario fa l'offerta speciale di 3 magliette a 30 euro e trovate tutti i link e le informazioni per accedere all'offerta qui sotto nell'info box. Ma iniziamo subito a parlare di Parasite. E nella versione no spoiler posso dirvi poche cose. Tipo per esempio posso dirvi che Parasite è la storia di due famiglie, la famiglia Kim e la famiglia Park. I Park sono una famiglia ricca e agiata, mentre i Kim purtroppo vivono in una situazione di forte difficoltà economica. Un giorno però la routine familiare di Kim viene sconvolta da un arrivo, ovvero da Min. Min è il figlio di Ki-Fu, ovvero il figlio maggiore della famiglia Kim. Lui è un ragazzo abbastanza agiato, di famiglia frequente il college, ben vestito, e porta alla famiglia Kim un regalo, ovvero una pietra ambientale. Un oggetto prestigioso e costoso, e proprio lì Min fa un'offerta all'amico, ovvero Ki-Fu, quella di fingersi un ragazzo del college, così da poter dare lezioni di inglese alla ragazza ricca e agiata di cui un po' si è invaghito. Min non vuole mandare lì uno dei suoi colleghi del college, e potrebbero rubargliela, così chiede al suo amico Ki-Fu di fingersi un ragazzo del college. Ki-Fu è un po' scettico, non vuole mentire, però ha bisogno di un lavoro e quindi alla fin fine accetta. Andrà dalla famiglia Park, otterrà il lavoro e lì inizierà una catena di bugie con delle estreme conseguenze. Come andrà a finire Parasite lo scoprirete guardando il film, perché qui non si fanno spoiler. Ma iniziamo a parlare di Parasite. Parlarne senza fare spoiler è un po' difficile, però poi ci sbizzarriremo. Perché Parasite ha avuto così tanto successo? Credo che Parasite sia uno di quei rari film che riescono a coniugare due aspetti che molto spesso i registi soprattutto credono inconiugabili. Parasite secondo me è un film facilmente accessibile per il pubblico, pur essendo un film fortemente autoriale. Nel senso autoriale dico che ha un taglio specifico per quanto riguarda il regista, ma anche un forte taglio artistico, ovvero è un film in cui la tecnica è letteralmente perfetta. C'è un montaggio che tenta di parlare letteralmente allo spettatore e anche all'analista. È un film, come molto spesso accade per i film che sono principalmente artistici, quindi quelli da festival, eccetera, eccetera, che ha un forte intento di comunicazione, vuole mandare un messaggio. E molto spesso i messaggi che mandano a questo tipo di film sono dei messaggi politici. Parasite è esattamente questo. Ma Parasite, secondo me, è stato così molto amato dal pubblico perché riesce a fare due cose, ovvero sia da curare la parte artistica, mandare un messaggio, la parte tecnica, eccetera, eccetera, quindi farsi amare dal pubblico che ama i film da festival, eccetera, eccetera, ma riesce molto bene a comunicare, anche in minima parte, tutto il discorso che vuole fare a il largo pubblico. Parasite è un film fortemente intrattenitivo e molto spesso quando si pensa a film fortemente intrattenitivi per il popolo, tra mille virgolette, si pensa a qualcosa di sciocco, di superficiale, che va a svilire la parte artistica o che questa debba essere per forza eliminata perché altrimenti non riescano a capire, eccetera, eccetera. Invece secondo me Parasite è riuscito a fare una cosa molto difficile, ovvero coniugare le due cose. Parasite è un film costruito su livelli, sotto diversi aspetti. Se avete visto il film sapete a cosa mi riferisco. Il film gioca molto sulla sottrazione, ovvero ci sono tante cose nel film ma all'apparenza non si vedono, sono ben nascoste. C'è un estremo equilibrio in cui la regia non vuole, insomma, farsi notare più di tanto, il montaggio non vuole
vuole farsi notare più di tanto, non c'è del protagonismo, non c'è del virtuosismo a tutti i costi, eppure la qualità è lì. Parasite è un film misurato in cui tutto deve tornare alla fine del film. C'è una cosa che viene presentata in un modo e c'è una cosa che ritorna in un'altra maniera. È esattamente un film equilibratissimo. Tutto è controllato all'interno del film, eppure riesce a dare l'illusione di essere un film molto naturale, molto meno alto, insomma spaventa meno il pubblico secondo me. In Parasite nulla è come sembra, anche per quanto riguarda la parte tecnica. Come vi ho detto, il film va sulla sottrazione, all'apparenza, ovvero non tenta di fare a gara tra i vari comparti tecnici per rubare la scena allo spettatore, alla storia o agli attori, ma anzi. C'è per esempio la regia, che all'apparenza sembra quasi semplice tra mille virgolette. Bong Joon-ho, secondo me, opta per la sottrazione. La regia di Parasite è molto interessante, non ruba la scena quando non serve, pochi movimenti, e questo rende la performance degli attori ancora più importante, perché insomma altrimenti tutta la scena deve essere rifatta da capo, ma soprattutto la rende ancora più difficile perché sono proprio gli attori, come si lanciano una battuta rispetto all'altra, come si muovono, che danno il ritmo alla scena. Ci sono molte scene in Parasite in cui gli attori camminano e sono loro a dare movimento alla scena. È molto interessante la scelta registica, come vi ho detto. Se in genere nei film statunitensi noi vediamo due attori che parlano e vediamo campo e controcampo, quindi dettagli di una scena e dell'altra, in Parasite noi vediamo qualcosa di diverso. Vediamo un'inquadratura generale che inquadra le due persone e man mano si avvicina verso un attore per poi spostarsi per l'altro. Molto spesso la regia di Bong Joon-ho simula quasi una visione, un occhio di uno spettatore che è lì impotente nel vedere quello che avrà scena durante tutto il film. Ed è interessante perché dà quasi l'idea di non artificioso, ma quasi di occhio naturale. Questa naturalezza si scontra molto e stempera molto quello che andremo a vedere e tutte le cose che andremo a analizzare all'interno di questo video. Nel film ci sono molte inquadrature uniche, ci sono pochi tagli netti e questo potrebbe far percepire il film ad alcuni come lento. Secondo me non lo è, però insomma capisco che magari si possono avere gusti diversi. Inoltre ci sono anche un uso di inquadrature diverse a seconda del luogo in cui ci troviamo. Queste inquadrature ampie, larghissime, se ci troviamo all'interno di Casa dei Park, o inquadrature molto molto più strette in cui gli attori sembrano quasi ingabbiati all'interno di questo riquadro, se ci troviamo all'interno di Casa di Kim. La regia non ruba la scena, ma vuole trasmettere un certo tipo di sensazione al pubblico e secondo me riesce a farlo molto bene. La parte tecnica di Parasite è estrema simmetria, e in genere il nostro cervello percepisce la simmetria come qualcosa di bello, sia per quanto riguarda i volti per esempio, ma anche per quanto riguarda la regia, degli registi che sono famosi per la simmetria delle immagini, quindi immagini che virtualmente sono divise in due o divisibili, sono per esempio Stanley Kubrick oppure ancora Wes Anderson. Bong Joon-ho, come vi ho detto, fa delle inquadrature che molto spesso sono quasi fisse, con pochi movimenti, e si bada per dare movimento, la sensazione di non staticità allo spettatore, sfruttando molto bene gli spazi, quindi per esempio le linee verticali o orizzontali, delle linee che sono praticamente create dall'ambiente, dalle case, creano proprio una divisione di spazi e di ambiente e sottolineano la divisione che noi stiamo vedendo, a cui stiamo assistendo. È molto interessante perché se voi fate caso, le linee verticali dividono le inquadrature quando ci troviamo all'interno di Casa di Park, virtuali in genere dà proprio l'idea di andare verso l'alto, mentre invece le linee orizzontali sono quelle che contraddistinguono la casa di Kim. Ci sono le linee delle finestre che vengono utilizzate, viene utilizzata la linea dell'armadietto che hanno dietro mentre stanno mangiando, la linea delle scatole delle pizze, la linea del bagno. Questo dà proprio l'idea di staticità e poi ne parleremo nella parte spoiler. Ma la simmetria all'interno di Parasite non è semplicemente nella regia o nelle inquadrature, ma è anche all'interno del montaggio, nella storia. C'è una simmetria visiva, ovvero se qualcosa verrà mostrata, poi verrà mostrata in un'altra maniera, è tipo un ciclo che ritorna, è un cerchio continuo, un loop, che si bilancia in continuazione da solo. Su Instagram vi ho chiesto un po' di Parasite e mi ha un po' stupito sentire sia lì sia dal vivo delle persone che non l'hanno apprezzato. Io lo trovo un film quasi praticamente perfetto. Nulla è perfetto, ma non riesco a pensare al momento a qualche errore per quanto riguarda il film. Se non l'avete ancora visto, vi consiglio assolutamente di recuperarlo. Parasite è un film intrattenitivo, ma con tanti messaggi. Uno di quei film che più lo guardi, più noti cose, più ne rimani affascinato. In molti mi hanno scritto che non hanno apprezzato Parasite, che secondo loro non aveva senso.
Può non piacervi il film, ma il film ha un senso. Parla di un momento economico e sociale molto ben preciso, che non si limita semplicemente alla società coreana. Parla qualcosa di più ampio, una situazione economica e sociale in cui una nuova generazione è letteralmente intrappolata. Siamo all'interno di una società che ci fa sognare o ci promette di poter essere i prossimi milionari, i prossimi personaggi famosi che diventano ricchissimi, e ci promette una ricchezza semplice, ma in realtà la mobilità sociale è praticamente nulla. Non importa quanto tu sia volenteroso, determinato o capace, quello che importa è da dove provieni, e quello molto probabilmente farà la differenza per il tuo successo o meno. Parasite parla di una struttura che crea delle dinamiche parassitarie in cui alcune persone hanno bisogno di altre. Io vi consiglio di vederlo prima di vedere la parte spoiler, però a vostra discrezione. Quindi preparatevi, perché tra poco andremo nella parte spoiler. Tra 3, 2, 1, spoiler! Di Parasite io sentivo parlare chiunque praticamente, però secondo me questo film è un po' come Midsommar, The Irishman, è uno di quei film che secondo me fa un po' la differenza, sentire il parere di qualcuno che si occupa di cinema e quindi sa decodificare un film, e sentire il parere di una persona che può dirti se gli è piaciuto o meno e perché gli è piaciuto. Ci sono dei film che è davvero un piacere secondo me analizzare tutto, hanno tante cose da comunicare e molto spesso lo fanno con ogni aspetto professionale coinvolto nel film, quindi scenografia, sceneggiatura, attori, musica, montaggio. Parasite è uno di quei film in cui io l'ho visto solamente 2 volte, ma vorrei vederlo altre 1000 volte, perché sono sicura che ogni volta riuscirei a capire un nuovo indizio, un nuovo messaggio, un nuovo dettaglio su cui discutere. Per quanto riguarda il film, ci sono degli elementi che sono accessibili a tutti, come vi ho detto, è un film che si apre al pubblico più generico, e secondo me questa è una cosa positivissima, perché un film può essere di ottima qualità e di svilupparsi su più livelli, esattamente come noi vediamo nel film. I migliori film secondo me sono quelli che un livello possono essere compresi dalla maggior parte delle persone e poi man mano riescono a offrire anche maggior profondità a chi può farlo e quindi può spiegarlo agli altri. Guardando Parasite io ero abbastanza certa che l'argomento centrale, quindi quello della difficoltà della struttura economica all'interno della nostra società. Il film parla ovviamente di quella sudcoreana, però ovviamente questi problemi esistono anche nella nostra società, in quella statunitense, credo in praticamente tutte le società mondiali. Ero convinta che questo discorso del film fosse abbastanza chiaro per un pubblico generico, però chiedendo un po' in giro mi sono resa conto che non è così. Sentendo anche le persone nella vita reale, mi sono resa conto che molte persone non hanno capito di che cosa parlasse il film, hanno trovato il film come se non arrivasse mai al punto, oppure non hanno capito che cosa trattasse. Se siete tra quelle persone, spero che questo video possa aiutarvi. Per quanto riguarda il film, ho sentito parlare di qualsiasi cosa. Ho sentito anche chi ha detto che il film trattasse il cambiamento climatico, che è forse l'unico argomento che non tratta esplicitamente. Una delle parole che sentirete maggiormente accostata a questo film è capitalismo. Parasite parla di capitalismo, ma liquidare tutto il film con "parla del capitalismo perché il capitalismo è brutto" secondo me è molto riduttivo del discorso molto più complesso che fa, perché Parasite va un po' alla radice, senza fare il facilone tipo ricchi, cattivi, buoni dal cuore d'oro, fa un discorso molto più realistico e complesso della situazione attuale, delle dinamiche economiche che creano proprio delle relazioni economiche e lavorative parassitarie. Il film secondo me è profondo proprio per questo. Non crea una divisione netta e un po' sbrigativa tra buoni o cattivi, ma crea dei personaggi con molte più dimensioni, che riescono a dimostrare lati positivi e lati negativi, proprio come delle persone reali. Ma tuffiamoci letteralmente all'interno del mondo di Parasite. Il film inizia con un movimento di macchina che poi sarà lo stesso identico movimento con cui finirà il film, si chiuderà. C'è un inizio e un fine proprio perché c'è una circolarità, una catena di situazioni che purtroppo al momento nella nostra società non si possono spezzare. Il protagonista, diciamo, secondo me è principalmente Ki-woo. Se lo dico male, scusate. Lui sembra incarnare quasi il sogno di classe, ovvero lui nasce da una famiglia come la famiglia Kim, che ha difficoltà economiche, ma incarna quello che è comune a molti di noi, ovvero il sogno di riscatto sociale, di una vita migliore a livello economico per lui e la sua famiglia. Tutti noi siamo cresciuti un po' con la promessa data dalla società, ovvero che bastasse l'impegno, la capacità, la determinazione, così da poter ottenere il successo sociale e magari anche una vita migliore. Viviamo in una società in cui siamo letteralmente bombardati da un messaggio in cui virtualmente tutti noi
possiamo accedere a una vita di pregio. La nostra società ci bombarda letteralmente con storie di persone che sono diventate miliardarie per sciocchezze, con solo determinazione. Lui è un grande sogno e proprio questo sogno è quello che muove Ki-Hu. Lui all'interno del film lo chiamerà piano. Il film inizierà esattamente con lo stesso identico movimento di macchina. C'è l'inquadratura verso la finestra e poi c'è l'inquadratura verso Ki-Hu. Inizialmente lui sta al telefono, mentre nel finale sta scrivendo una lettera al padre. Già dall'inizio tutto è chiaro, siamo all'interno di un seminterrato che è la casa della famiglia Kim. Durante tutto il film la luce funzionerà quasi come segno di speranza e il fatto che la famiglia Kim viva in un seminterrato vuol dire che hanno ancora un po' di speranza, la speranza del riscatto sociale, di migliorare la propria situazione, di uscire dal sottosuolo. Il seminterrato ha questa finestra e diciamo che quindi coltiva questa possibilità. Il personaggio di Ki-Hu vive proprio in funzione di questa speranza che se all'inizio non è proprio super esplicita, nel finale lo diventerà, in cui c'è esplicitamente il sogno di cambiare vita. All'inizio ci sono queste inquadrature, sono molto interessanti. Il film apre con questi ragazzi che non riescono a prendere il wifi e devono prenderlo dal vicino di casa e quindi per farlo alzano il cellulare al soffitto. Questa casa ci viene presentata come buia, non vedremo mai la luce solare entrare direttamente o raggiungere direttamente la casa della famiglia Kim. È poco desiderabile, è buia, ha questi colori smorti, è piena di cose accatastate per terra e ci sono questi soffitti molto bassi, tanto che i ragazzi tirando sulla mano riescono a toccarlo. Soprattutto all'inizio e molto spesso noi vedremo le inquadrature all'interno di casa di Kim quasi dall'alto verso il basso, proprio per percepirli come qualcosa di basso, quasi inferiore a noi. La cosa un po' cambierà quando verranno ripresi all'interno del bagno. C'è la macchina da presa lì che va molto in basso, proprio per esaltare quanto il water all'interno del loro bagno sia in alto, più in alto rispetto a dove vivono loro. Intanto del regista che ha creato proprio questa scena, perché tutto è ricostruito in studio, le due case, l'alluvione, tutto è stato ricostruito in studio, è tutto teoricamente finto, insieme con la casa di Park, tutto, è quello in continuazione di accomunare la casa di Kim quasi con le fogne. Noi le percepiamo come qualcosa di sporco, sono addirittura più in bassi di un water. Questo discorso in cui il film accomuna la casa di Kim con i rifiuti tornerà più volte all'interno del film. E oltre a casa verranno accomunati molto spesso all'interno del film anche con l'immondizia, gli scarti. All'inizio del film i Kim ci vengono presentati nel loro peggio, non sono in una bella situazione economica, la loro casa non è per niente emozionante, non ci viene voglia di andarci a vivere e anche loro sono vestiti male, sono vestiti sciatti, hanno una brutta casa e ci vengono da subito presentati un po' come dei parassiti, stanno rubando il wifi. Mentre passa la disinfestazione c'è il padre che dice no, lasciate le finestre aperte così abbiamo la disinfestazione gratis. Li vediamo a terra a piegare queste scatole per il cibo a piedi nudi. Bong-joon-ho secondo me ha fatto una cosa molto interessante. Quando ci presenta Kim non ce li vuole far piacere, vuole farci avere proprio l'effetto opposto. Noi non dobbiamo trovarli simpatici, dobbiamo quasi guardarli e giudicarli dall'alto verso il basso, proprio come molto spesso sono le inquadrature che li riguardano. I Kim sono una famiglia povera, semplifichiamo così, ma nonostante tutto sono una famiglia ricca di potenziale. Si impegnano e hanno diverse capacità, c'è per esempio la madre, viene presentata con una medaglia sui successi sportivi, c'è il figlio che è bravo nell'inglese tanto da essere a livello di un universitario, scuola che purtroppo lui non può frequentare perché è troppo costosa. Idem per quanto riguarda la sorella, che è intelligente, capace, brillante e artistica, ma anche per lei i genitori non possono permettersi l'università. I due genitori Kim non sono due pigri, sono due persone che purtroppo non trovano lavoro. I due ragazzi Kim non sono degli sfaticati, hanno potenziale, però purtroppo non riescono a inserirsi nel mercato del lavoro perché non ne hanno la possibilità. Per motivi economici non possono andare all'università e quindi non possono neppure elevarsi a livello economico e lavorativo. La famiglia Kim è intelligente, tenta di lavorare sodo, ma da subito c'è un punto debole. Il padre. Lui durante tutto il film sembra essere un po' il punto debole. Sin dall'inizio quando consegnano le scatole delle pizze, lui lo vediamo lavorare sodo, continua a piegare scatole nonostante ci sia la disinfestazione e tutti smettono. Però quando consegnano queste scatole diranno che un quarto di quelle scatole è stato piegato male e probabilmente potrebbe essere quello piegato dal signor Kim. Lui sembra quasi avere questa voglia di strafare, tanta voglia di riuscire che purtroppo fa rovinare tutto. E lo si vede con il signor Park. Lui ha questa voglia
voglia di diventare simpatico, di entrare in contatto con il signor Park, e quindi magari fa domande quasi personali come ama sua moglie. Ma questo non viene percepito come gentilezza, ma viene percepito proprio come strafare. Infatti il signor Park dirà che l'uomo è lì lì sempre per superare il limite. Il signor Kim sembra essere il punto debole, colui che supererà il limite, infatti ucciderà il signor Park, è proprio colui che sprofonderà ancora più basso, rimanendo chiuso nel bunker. Un luogo senza finestre, al contrario del seminterrato, in cui quindi non c'è più speranza. Le finestre e la luce, come vi ho detto, funzionano proprio da speranza. Se puoi avere la speranza, come ce l'ha Kiwoo, nel vivere di un seminterrato, e quindi sperare un giorno di vivere in una casa fatta solamente di finestre, come quella dei Park, purtroppo però la società è immobile e se una persona ha poche disponibilità economiche, è povera, può solo che sprofondare piuttosto che salire. E questo lo si vede proprio con la famiglia all'interno del bunker. Una società immobile in cui non c'è speranza per nessuno e le cose possono solamente peggiorare se sei povero. Lo vediamo con il signor Kim e lo vediamo anche con la famiglia. L'uomo all'interno del bunker era un imprenditore, diciamo, che è rimasto chiuso lì, non può più uscire, non ha possibilità di rifarsi una vita, di ricominciare da capo, di riprendere in mano le cose, perché ha dei debiti, ha dei creditori, perché aveva aperto questa pasticceria taiwanese che è fallita purtroppo e quindi ha fatto dei debiti in giro e non può permettersi letteralmente di vivere né di avere speranza e quindi vive in questa situazione quasi di limbo. È molto interessante anche il collegamento all'interno del buffet, quando la famiglia Kim va a mangiare a questo buffet e parlano di introdurre il padre come nuovo autista della famiglia Park, parlano proprio dei suoi lavori precedenti e lui parla di un momento in cui aveva lavorato all'interno di questa pasticceria taiwanese, unendo già dall'inizio due uomini che poi avranno tante cose in comune, così come quasi lo stesso destino. La sorte delle due famiglie povere è legata prima ancora che entrassero all'interno dell'equazione i Park. Il film si chiama Parasite e la domanda è: chi è il vero parassita all'interno del film? Un po' complesso. Diciamo che la relazione che c'è tra il Park e Kim è una relazione parassitaria a doppia direzione. Così come Kim hanno bisogno dei Park, i Park hanno bisogno dei Kim. Se i Kim hanno bisogno di quei lavori per poter sopravvivere e quindi guadagnare, i Park hanno bisogno di qualcuno che svolga quei lavori per poter soddisfare le loro necessità e il loro ego. Hanno bisogno di una cameriera perché non sono in grado di gestirsi da soli casa. Hanno bisogno di un autista perché il padre Park non vuole guidare e anche perché ha uno status, altrimenti tutto il potere viene un po' sminuito. Hanno bisogno di una psicologa artista per convincersi che il loro figlio sia in realtà speciale, un genio, e non che stia facendo dei normali disegni da bambino. E hanno bisogno di un tutor per poter elevare il livello di inglese della figlia, che insomma non è particolarmente brava a quanto pare, ma non può essere possibile perché è loro figlia, quindi deve essere speciale, oltre la norma. Enrica potrà andare all'università e nonostante lui sia meno scolarizzato e sappia meglio di lei l'inglese, lui avrà meno possibilità di lei. I Park hanno bisogno dei Kim e delle loro figure proprio per dare un'idea alle persone che li coinvolgono. Non a caso li inviteranno alla festa del figlio non tanto per vederli lì, ma per costringerli a venire, in un certo senso utilizzeranno i propri soldi. C'è per esempio il signor Kim che viene pagato extra, c'è Jessica che la signora la chiama e le dice vieni alla festa di compleanno, ti pago come se fosse una lezione. E questo potere del denaro viene ribadito soprattutto quando il signor Kim è vestito da indiano, che devono fare questa scenetta per il compleanno insieme al signor Park, e dice sua moglie tiene molto a questa festa, la ama. E il signor Park insomma liquida tutto, ancora una volta non risponde per quanto riguarda i suoi sentimenti e quello che prova verso la moglie, ma dice semplicemente sei pagato per essere qui, fai quello che ti dico. Il pubblico fino alla notte insomma del bunker era quasi innamorato di Park, era rappresentata come la famiglia perfetta, ma man mano vengono sottolineate queste crepe che in realtà ci sono sin dall'inizio. E se avete visto il film una volta, riguardatelo una seconda volta, ve ne renderete conto sin dall'inizio della recita di Park, perché noi iniziamo il film e sappiamo già che Kim stanno recitando un ruolo, ma non ci rendiamo conto che i Park stanno facendo esattamente la stessa cosa. Esattamente come Kim vogliono in un certo senso vedere i Park come delle persone buone, delle persone misericordiose e delle persone altruiste, noi non siamo certo da meno. Su Twitter, soprattutto per quanto riguarda quello statunitense, molti si arrabbiavano con le celebrità che ritenevano molto bello Parasite, perché dicevano è impossibile, loro non possono capire davvero il film perché sono delle persone ricche. Secondo me non è così, credo che la maggior parte di noi non può effettivamente capire appieno Parasite.
o identificarsi in tutti i personaggi. Credo che la maggior parte di noi ha una vita forse più simile a quella della famiglia Kim piuttosto che a quella dei Park o quella dell'uomo sotto il bunker. Già la famiglia Kim è molto lontana, fortunatamente, da quella di molti di noi. Noi non abbiamo le stesse difficoltà, fortunatamente. Il motivo per cui la famiglia Kim è quella di mezzo è perché, secondo me, racchiude un po', soprattutto tramite il personaggio di Ki-Woo, proprio i sogni e le debolezze della nostra società, di cui anche noi siamo vittime. Nel capitalismo il successo è tutto e, seppur si è milionari, bisogna sempre essere di più, bisogna essere l'uomo più ricco del mondo. Quando si ha qualcosa se ne vuole avere di più. Prima i Kim vogliono avere un lavoro, vogliono avere una grande casa, poi sognano di riuscire a accumulare abbastanza fortuna da potersi permettere una casa grande e bella come quella di Park. Si vuole sempre di più, si sogna sempre quello che non si ha ed è normale. Ma secondo me il film mostra bene una cosa, ovvero la venerazione che la nostra società ha e che a volte anche noi stessi abbiamo verso chi semplicemente è ricco. C'è una struttura verso le persone ricche che porta a venerazione semplicemente perché sono molto abbienti, è molto strano, o hanno molte cose. Li ammiriamo semplicemente per questo. La famiglia Park sembra non avere quasi nessun talento, eppure un po' siamo affascinati da lei, dalla loro vita. La ricchezza sembra quasi aver sostituito una gerarchia che era quella dei regnanti. Noi guardiamo le persone ricche, molto ricche, esattamente come un tempo si faceva con le persone che erano il re, la regina. Il film, soprattutto nella prima parte, vuole proprio farci amare i Park e non i Kim. I Kim ce li presenta nel loro peggior momento, nella loro peggiore difficoltà, e non va a puntare sull'empatia nei loro confronti, neppure una volta, se fate caso. Ma anzi, vuole farci vedere la parte più smagliante dei Park, la loro spatataggine, e noi percepiamo il loro assumere Kim quasi come una benevolenza, un atto d'amore. Ma in realtà non sono di buon cuore, stanno assumendo qualcuno che dovrà fare un lavoro e dovrà farlo anche bene. I Kim sono felici perché credono di essere molto ben pagati da parte di questa famiglia, ma in realtà non sembrano neppure essere ben pagati, perché, come dirà la signora Park, l'anno sta andando benissimo, sta andando molto bene economicamente, quindi evidentemente pagare tutti quei dipendenti non gli costa più di tanto. La somma che per i Kim è alta, forse per i Park non lo è. La cosa maggiormente interessante del film, secondo me, è proprio come costruisce il nostro rapporto con la famiglia Kim. Non vuole farceli piacere, vuole farci provare quasi un senso di ribrezzo nei confronti di come vivono, come si vestono, come si comportano. Li vediamo che mentono, che rubano il wifi, che fanno licenziare persone, bisbocciano in casa altrui. Il film tenta proprio di farceli percepire come sporchi fisicamente e anche moralmente. E vuole farci sentire, vuole darci l'illusione, la stessa illusione che ha Ki-Woo, di sentirci più vicini ai Park. Cosa che in realtà non è. Magari qualcuno di voi è milionario, buon per voi, compratevi una casa di Le Corbusier in bocca al lupo. Ma è molto più probabile che tra noi ci siano maggiormente persone che hanno uno status economico molto più simile a quello della famiglia Kim. A meno che voi non siate davvero molto molto ricchi, una casa per esempio come quella dei Park, uno stile di vita simile, potreste non avere mai nella vita accesso a quel tipo di vita. Esattamente come Ki-Woo, anche noi ci illudiamo di poter essere più vicini o di poter avere accesso in un futuro a quello stile di vita. Ma come è costruito il nostro sistema economico, è davvero poco possibile una cosa del genere. Ci comportiamo nei confronti dei Kim esattamente come i Kim si comportano nei confronti dell'uomo nel bunker. Loro reagiscono all'uomo esattamente come i Park reagiscono nei confronti del signor Kim. Si coprono il naso perché c'è puzza lì sotto, è tutto chiuso. E il signor Kim dice: chi abiterebbe mai in una condizione del genere? E l'uomo nel bunker gli risponde: molte persone vivono sottoterra, soprattutto se si considera i seminterrati, esattamente la casa di Kim. La casa, oltre a essere uno status, è anche una cosa molto costosa, e se siete nella mia generazione sapete benissimo che semplicemente comprarsi una casa a volte è quasi impossibile, e molto spesso le case più economiche sono quelle che vogliono meno persone, e quindi case che magari non hanno finestre e vengono considerate poco appetibili. Quando i Kim scoprono il bunker, le cose diventano più complesse. Diciamo che delle avvisaglie in cui i Kim avevano un po' superato i limiti c'erano già stati, per far licenziare la domestica, insomma, potevano anche ucciderla per esempio. Ma dopo la scoperta del bunker inizia letteralmente una lotta all'ultimo sangue tra poveri per ottenere le briciole di un lavoro. Le due famiglie hanno davvero tante cose in comune, tra cui la venerazione nei confronti del signor Park, in cui l'uomo sotto il bunker gli accende le luci, nessuno tra i ricchi si rende conto come mai quelle luci funzionano, si accendono da sole, nessuno se lo chiede. Il signor Kim lo vediamo quando festeggiano, che tutti sono stati assunti nel dire quasi una preghiera prima di mangiare al signor Park, semplicemente perché gli dà un lavoro per cui loro devono lavorare
quindi ringraziare di essere pagati per lavorare. I park sono molto più superficiali su questa cosa, vogliono i loro agi e non si rendono conto di come arrivano. Come per esempio il signor Park non si rende conto delle luci e come si accendono, perché nessuno si chiede su questa cosa, ma anche quando riguarda le referenze non vanno troppo ad approfondire o a cercare sulla cameriera o l'autista, perché vogliono semplicemente quell'agio e sanno che il denaro può comprare tutto. La scoperta del bunker all'interno del film accade esattamente a metà film, proprio a metà della durata. Cambia letteralmente tutto. Lì i toni diventano molto più pesanti. Se all'inizio era quasi una sorta di farsa, di commedia nera, lì arriva il drammatico. I Kim ritrovano tutta quella fragilità, ovvero quell'euforia di aver trovato un lavoro che credevano solido, credevano di essere un mattoncino per poter continuare a salire nella scala sociale, viene messa in pericolo. Sanno che i rapporti lavorativi con i Park sono molto fragili, non dimentichiamoci che nella parte iniziale i Park hanno licenziato senza alcun motivo dei lavoratori. L'autista l'hanno licenziato perché hanno trovato queste mutande e si sono inventati quella storia, eccetera, eccetera. La cameriera l'hanno licenziata senza motivo praticamente, perché credono della tubercolosi, eccetera. Però la signora Park, come dirà il signor Kim, tranquillo, la licenzierò, ma le dirò una bugia. È un metodo collaudato, funziona. Ciò vuol dire che, insomma, perdere il lavoro è molto semplice. Basta semplicemente un cambiamento di umore da parte di queste persone ricche, mentre trovare un lavoro sembra una cosa molto più complessa. E questa parte drammatica arriva subito dopo che la famiglia Kim aveva un po' parlato delle sorti dell'autista che avevano fatto licenziare. Pensavano chissà come se la stia cavando, eccetera, eccetera. Si dice molto il lavoro nobilita, eccetera, eccetera. Però siamo in una situazione storica in cui è molto difficile poter accedere al mondo del lavoro ed è molto semplice perderlo. Quindi si attivano queste dinamiche in cui c'è una vera e propria morte tua, vita mia all'interno delle classi più deboli, come vedremo infatti lo scontro tra le due famiglie più povere. I Kim e la famiglia sotto il bunker hanno tante cose in comune, come per esempio sognare, quando la casa è vuota, di possederla, di viverla insieme con le proprie persone amate. Noi lo vediamo con le immagini, lo vediamo con la musica In ginocchio da te, vediamo i ricordi di questa donna e questo marito che sognavano semplicemente una vita migliore, tornati da sole, a speranza, a arte. In sottofondo c'è la musica di Gianni Morandi, proprio perché, per quanto io sappia, nel caso correggetemi, tipo in Giappone, Cina e forse anche in Corea del Sud, la musica italiana viene vista come eccellenza, soprattutto quella un po' vecchiotta. Le due famiglie non si alleeranno, ma andranno una contro l'altra e si decimeranno letteralmente a vicenda. C'è la moglie della famiglia Kim che, senza troppi riguardi, butterà letteralmente per le scale, per mantenere il proprio lavoro, la cameriera precedente. È una guerra tra poveri per delle briciole, una guerra per svolgere quei lavori che vengono considerati umili, tra mille virgolette, quindi non troppo richiesti, non troppo ambiti, ma questa secondo me è un'ottima metafora per far capire proprio la difficoltà dei tempi del mondo del lavoro. I Park, come vi ho detto, recitano esattamente come fanno i Kim, ma noi lo scopriamo letteralmente solamente quando i Kim sono nascosti sotto al tavolo, mentre il signor Park è lì con la moglie sul divano, parlano proprio del signor Kim e del fatto che lui puzzi come le persone che prendono la metro, e il commento fa vedere il distacco allucinante con la normalità, insomma, delle persone, la gerarchia, il classismo. Ma il signor Park parla proprio di come non lo licenzi perché è sempre lì lì per superare il limite, ma non lo fa mai. Non si capisce bene quale sia questo limite, ma sottolinea ancora una volta come, insomma, queste persone siano così annoiate da licenziare le persone e rovinarle a livello economico, lasciandole magari senza una casa, così, semplicemente per noia, bizzarria. Alla fine il signor Kim farà davvero il passo extra, ma sarà per uccidere il signor Park. È interessante quella scena quando loro sono da soli lì all'interno della casa, perché noi li vediamo esattamente come il contesto di casa loro, quindi con i vestiti da casa non proprio chic come il pigiama dei ricchi, ma diversamente lì si domandano proprio della natura della ricchezza, ovvero si domandano se i Park sono gentili perché ricchi o sono ricchi perché gentili. Ma i Park non sono gentili, sono semplicemente una facciata vuota dove dietro non c'è niente. Noi fatichiamo anche a vedere per esempio un rapporto amorevole tra queste persone. Pensiamo semplicemente alla madre che, insomma, licenzia senza troppi convenevoli, senza pensarci due volte, la governante che sembrava avere un rapporto molto vicino al figlio, al bambino più piccolo, eppure lei, insomma, gliela toglie lui questo affetto senza troppi convenevoli. Ma come vi ho detto, anche la famiglia Park sta recitando e lo scopriamo man mano. C'è per esempio la scena verso la fine, quando c'è la festa di compleanno del bambino, in cui Kiwoo guarda dalla finestra insieme con la ragazza le persone ricche che stanno suonando, insomma, così all'interno di questa festa, e dice: sono così cool, così naturali. E dice la ragazza: anch'io sono come loro, ne faccio parte, I fit in, dice in inglese. La ragazza fa un cenno e gli risponde: sono noiosi.
Che cosa vuol dire? Vuol dire che se per Ki-woo la ricchezza, quello stile di vita è un sogno, qualcosa a cui ambisce, vorrebbe arrivare, per la ragazza sono una normalità, è quasi una noia. La cosa interessante secondo me è proprio la loro relazione. Se alla prima visione il film, la loro relazione mi sembrava quasi reale, insomma veramente basata sull'amore, l'innamoramento, in realtà secondo me non è così. Per la ragazza Ki-woo è più che altro una trasgressione nei confronti della classe sociale, ovvero una relazione proibita, niente di più. Loro, dopo quello della festa e tutto, perderanno i contatti, ma secondo me lui è più un feticcio per lei, una relazione trasgressiva di un adolescente che crea questa storia d'amore con il proprio tutor. È semplicemente un qualcosa di proibito a tutti i costi, ma niente di più. Inizialmente noi non ci facciamo troppo caso, però se riflettete, Ki-woo, esattamente come la madre e il padre, va a sostituire un altro lavoratore all'interno di quella casa. Ki-woo va a sostituire l'amico Min, che faceva da tutor di inglese per la ragazza, e manda il suo amico perché era convinto che se avesse mandato un altro tutor lei si sarebbe fidanzata con lui, e tanti saluti. Questo vuol dire due cose differenti. Uno, che probabilmente la ragazza è un po' attirata dalla situazione, quindi dall'insegnante all'allievo eccetera eccetera, non tanto dalla persona in sé, perché se è passata da Min a Ki-woo è semplicemente perché c'è la fissa di tutor. Ma vuol dire anche un'altra cosa: l'amico Min manda Ki-woo e gli dice perché è diverso rispetto ai ragazzi del college eccetera eccetera, ma in realtà lo manda perché lo ritiene non appetibile per questa ragazza, lo ritiene un po' inferiore. Noi vediamo questa comparazione tra Min e Ki-woo proprio mentre mangiano, bevono, insomma non so dire, fanno questa specie di aperitivo. Vediamo che Min insomma guida uno scooter tipo una Lambretta, sarà tipo italiana, lui è vestito elegante, ha un taglio di capelli alla moda, quindi sicuramente non prende la metro visto che c'ha il motorino. Ki-woo invece ha un taglio di capelli un po' più casalingo, ha dei vestiti un po' più modesti, e noi durante tutto il film vedremo in continuazione Ki-woo con i costumi che sono sempre un po' corti. Vediamo le maniche un pochino più corti, i pantaloni un pochino più corti, non sono dei vestiti su misura, insomma sono quelli che si è dovuto accontentare di mettere. Molto spesso noi vediamo Kim con dei vestiti o con l'elastico che è ormai andato, o con dei colori che sembrano quasi come quando metti tutto in lavatrice e i vestiti prendono quei colori tipo marroncino, verde marcio, roba del genere. Vedremo per esempio la madre con dei vestiti molto più attillati rispetto alla sua taglia quando è dentro casa, oppure ancora vedremo Jessica, chiamiamola così, con dei vestiti molto più larghi rispetto alla sua taglia mentre dentro casa. E questo ha proprio un senso: se da una parte vediamo loro così in pigiama e dall'altra parte vediamo i ricchi con questi pigiami che sembrano perfetti per andare sul tappeto rosso, vediamo proprio la differenza e noi continuiamo a percepire Kim quasi come sciatti. In un certo senso, pur non volendo, li giudichiamo. Min manda Ki-woo, il suo amico, a fare da tutor alla sua ragazza, tra mille virgolette, perché è convinto che insomma non potrà mai rubargliela perché non è così figo eccetera come lui. Ma la ragazza dei Park non è davvero innamorata di Min, diciamo che è innamorata del tutor che arriva. Min secondo me è un personaggio molto interessante perché va un po' da ponte tra i due status sociali, ovvero quello povero dei Kim e quello loro ricco dei Park. Min è un ragazzo abbiente ma è amico di Ki-woo. Se Min ritiene l'amico un po' inferiore a lui, Ki-woo, diciamo, lo guarda con ammirazione, lo sente superiore a lui, ma vorrebbe essere come lui. E quando prende il suo posto, diciamo, tra mille virgolette, sul lavoro, spera che seguendo i suoi passi potrà accedere al suo stesso livello. Purtroppo però gli manca una cosa fondamentale, ovvero i mezzi economici che fanno la differenza. Min è un personaggio secondo me interessante, porta all'interno del film un oggetto interessante. Arriva mentre i Kim stanno festeggiando perché sono riusciti finalmente ad avere i soldi per quanto riguarda le pizze che gli scatoloni che hanno piegato. È una cosa interessante perché la prima volta che noi vediamo i Kim alla luce del sole diretta è proprio quando vengono pagati per le pizze, e all'interno di quella scena già vediamo delle dinamiche che poi si ripeteranno quando saranno dal Park. Vedremo tutta la famiglia che diciamo accercherà tra mille virgolette la tizia delle pizze, Ki-woo che fa un po' il mollicone, c'è la sorella che sembra quasi convincere la tizia delle pizze nel dire licenza quel tizio e prendi noi, tutta una tattica che la famiglia affinerà quando si troverà con i Park. L'arrivo di Min è interessante, è tutto buio, stanno mangiando, stanno festeggiando e la prima cosa che vediamo nella finestra è una luce, la luce dello scooter, poi apparirà lo scooter. Proprio in quel momento c'è un tizio che si è ubriaco e sta facendo pipì vicino alla finestra di Kim. E come vi ho detto, spesso vengono avvicinati a questo, ai rifiuti, proprio perché il regista vuole che il pubblico li faccia trovare repellenti quasi, anche se poveracci sono semplicemente poveri. Ma è un po' come noi percepiamo purtroppo la povertà, come ce la fa percepire la società. Se la famiglia Kim è quasi lì immobile contro questo tizio che sta facendo pipì vicino alla loro finestra, Min lo affronta e lo caccia via. Lì arriverà un oggetto fondamentale. Min porta la famiglia
un oggetto costoso, ovvero una pietra ambientale. I Kim sono un po' delusi, c'è la madre che infatti dice io preferivo ci fosse del cibo. È un oggetto molto elegante, ma loro hanno una casa piccola e questo oggetto oggettivamente stona. Quella pietra ambientale è considerato un oggetto lussuoso, sono andata un po' a cercare. Erano dei soprammobili collezionabili, soprattutto nelle famiglie più agiate e nelle generazioni precedenti, erano un po' il ricordo di alcune escursioni padre figlio eccetera eccetera. Ovviamente sono simbolo di ricchezza, ovvero degli oggetti inutili che stanno lì a prendere spazio, ciò vuol dire che devi avere una casa grande e quindi hai la possibilità di metterli in mostra, quindi simbolo di ricchezza che i Kim purtroppo non hanno. Ki-woo vede questa pietra come una sorta di simbolo definitivo del proprio futuro, in cui avrà una casa abbastanza grande da poter mettere cose del genere, e vede quindi l'amico Min quasi come una sorta di messaggero. Appena prende la pietra dice è così metaforica, sembra quasi la prova definitiva del suo destino a una vita prestigiosa. Ki-woo durante il film spesso imita l'amico perché lo ammira, per esempio quando la famiglia Kim riesce a essere tutta impiegata dai park, festeggiano e c'è di nuovo una scena simile. Come vi ho detto, spesso il film mostra una cosa e poi mostra la stessa cosa sotto un altro aspetto, e succede la stessa cosa con un tizio ubriaco che sta tentando di far pipì lì, e mentre insomma la prima volta è stato Min a combatterlo e tutti hanno detto si vede che è un ragazzo del college, i parenti eccetera eccetera, questa volta è Ki-woo che esce armato di pietra e gli butta l'acqua addosso. Vediamo tutta questa scena immortalata dal telefono, però come vi ho detto, quello che viene mostrato una volta torna sotto un'altra forma, prima positiva e poi negativa. Gli stessi due elementi, la pietra e l'acqua, torneranno ben presto, esattamente come il cellulare, ma sotto un aspetto molto meno goloroso per quanto riguarda i Kim. Se prima il cellulare immortala Ki-woo mentre getta l'ubriaco e sta facendo pipì, insomma, vicino alla loro finestra, immortala questo gesto glorioso, subito dopo lo immortalerà, ovvero che sono una famiglia, e quindi li smaschererà. Quell'immagine verrà utilizzata dalla famiglia nel bunker per ricattarli. Se l'acqua è un potere per Ki-woo contro l'ubriacone, subito dopo l'acqua ritornerà, ma ritornerà tramite pioggia, che inonderà letteralmente il ragazzo, la sua famiglia e tutta la casa. Per la prima volta noi, subito dopo che loro scappano, hanno ucciso una persona, vediamo per la prima volta Kim ritornare a casa, fare questo tragitto, e vediamo un tragitto che è letteralmente una discesa verso l'inferno, sempre più giù. Lì è possibile proprio vedere la stratificazione sociale e è possibile anche confrontarla. Dove vivono i park non vediamo fili, non vediamo niente, dall'altra parte la casa dei Kim è oscura, grandi palazzoni, ci sono mille fili e poche luci. Per la prima volta vediamo effettivamente la stratificazione sociale. È molto interessante perché il film si basa proprio su salita e discesa, sia per quanto riguarda l'ambito sociale, ma anche per quanto riguarda quello che vediamo. La casa dei Kim è sempre in discesa, vanno verso in giù. Vediamo anche la scena in cui il Ki-woo parla con il suo amico mentre stanno bevendo, che c'è proprio una linea così in discesa e solo dietro tramite la luce c'è una linea in salita, mentre invece vediamo la casa dei Park che è proprio in salita, in cima a una salita c'è quello, e vediamo i Park che raramente vanno in discesa, al massimo scendono le scale dal secondo piano in giù, ma raramente li vediamo per esempio scendere le scale principali, quasi mai praticamente vanno a prendere l'ospite quando entra, al massimo lo accompagnano, ma non vanno mai troppo giù, non vanno neppure nel seminterrato. Quando c'è la tempesta noi vediamo per la prima volta la famiglia Kim ritornare a casa, un percorso in cui la strada è sempre più buia, c'è sempre più acqua sporca, sempre più fili, sempre più immondizia. In quel momento, quando hanno ucciso una persona, e quindi ci troviamo proprio la situazione salmastra perché è brutta, sia a livello che stanno vivendo Kim, ma anche per quello che hanno fatto a livello morale, hanno appena ucciso una persona, non lo sanno ancora. C'è Ki-woo che dice alla sorella cosa farebbe Min in questa situazione, il suo amico. La sorella gli risponde: Min non sarebbe in questa situazione perché non ha bisogno di fingersi di essere ricco per avere un lavoro, a lui basta esserlo per avere un lavoro. Lì vedremo anche la loro casa che è stata letteralmente allagata, è letteralmente il baratro della famiglia, ormai è stato raggiunto il fondo a livello morale e non si può più risalire. Anche la divisione che inizialmente era solamente suggerita tra casa loro e le fogne ormai è letteralmente scomparsa, tanto che vediamo il water che fa uscire cose che poi vanno a finire nell'acqua che ha allagato la casa. Non c'è più distinzione tra le due cose. Infatti noi quando vediamo loro che scappano da casa dei Park,
La regia inquadra proprio un tombino, chiamiamolo così, che prende l'acqua dei park, quindi non la fa allagare, però quest'acqua va a finire da un'altra parte, va a finire nel basso, dove ci sono le persone povere. E vediamo un'altra scena, Kim torna a casa, ricordatevi che hanno appena fatto questa lotta tra poveri con le persone nel bunker, e vedono i vicini che chiedono loro aiuto, però purtroppo loro per primi sono in difficoltà, e c'è proprio l'individualismo, tra mille virgolette, dei poveri, che non possono aiutare gli altri, devono solamente aiutare se stessi. Li vediamo entrare in casa e salvare gli oggetti che possono salvare. C'è per esempio Ki-woo che prende la pietra e basta. C'è il padre Kim che prende la medaglia vinta dalla moglie, che è simbolo di orgoglio, di speranza, ma è anche simbolo dell'amore che prova nei confronti della moglie. Lui quasi ossessivamente chiede al signor Park se ama sua moglie, e è molto stupito dal fatto che l'uomo non risponda, perché per lui è normale probabilmente amare la moglie. Mentre lì Jessica la vediamo fumare, l'avevamo vista fumare quando faceva il finto attestato, ma qui la vedremo fumare di nuovo in un posto in cui sembra aver nascosto le sigarette, e sembra un po' fumare quasi la sua ultima sigaretta prima della condanna a morte, perché purtroppo il suo personaggio morirà da lì a poco. Chi sono davvero i Park e chi sono davvero Kim si vedrà dopo la pioggia, che lava via, diciamo, la maschera a tutti, e vediamo anche come sia diversa la pioggia. Se per il bambino dei Park è semplicemente un capriccio dormire sotto la pioggia, purtroppo crea dei danni questa stessa pioggia delle persone poco abbienti. Vediamo anche il totale distacco nei confronti del quadro complessivo della società, quando i ricchi, la madre dei Park dice ieri ha piovuto, è stata letteralmente una benedizione, totalmente ignorando che ci sono centinaia di sfollati, come vedremo. La famiglia Kim va all'interno di questa palestra per dormire tra gli sfollati, e c'è Ki-woo che prima di addormentarsi chiede al padre quale fosse il piano, perché quando sono scappati il padre gli ha detto tranquilli, ho un piano, che è una di quelle cose che insomma i genitori mentono ma ripetono ai figli per farli tranquillizzare. Purtroppo non c'è una soluzione per quanto riguarda certe cose, l'ambito economico, o non gli può promettere di fargli trovare un lavoro, che la situazione economica migliorerà, sono delle cose che non dipendono da lui. Ki-woo prima del addormentarsi, mentre stringe questa pietra, chiede al padre quale fosse il suo padre e quale fosse il suo piano, e il padre gli risponde: l'unico piano che non fallisce è un piano che non esiste, che è un po' come prendere le cose come vieni e adattarsi. Ki-woo stringe questa pietra, convinto che sia insomma il suo lascia passare, la porta alla festa il giorno dopo, ed è deciso a uccidere tramite questa pietra il tizio del bunker, e così come lo colpirà finirà per essere colpito dalla pietra, perché come vi ho detto ogni cosa ritorna in maniera negativa nel film. Estrema simmetria. La giornata della festa apre letteralmente gli occhi. C'è la moglie dei Park che insomma dice che la pioggia è stata una benedizione, ma fa anche un grande parlare della festa, dice che è la festa del ricovero del figlio, ma in fin dei conti è una festa per pavoneggiarsi con gli altri. Ha chiamato delle violoncelliste, c'è gente che canta, insomma chiama le sue amiche e dice non ti preoccupare dei regali, è una festa così, eccetera eccetera, ma in realtà lei vuole pavoneggiarsi, vuole dare un'idea di un certo tipo alle persone che conosce, e la vediamo comprare cose costose senza nemmeno badare, prendere e buttare nel carrello in maniera distratta, riempiendo questo carrello. Il regista accosta le due mattinate, quella di Jessica che si risveglia all'interno del rifugio degli sfollati, mentre deve scegliere dei vestiti tra una pila di vestiti di oggetti donati per gli sfollati, mentre c'è dall'altra parte la signora Park che è in questa cabina armadio gigantesca, si prepara, e pur di far venire queste persone li ricatta ancora una volta con il denaro e gli dice ti pago come se fosse una lezione, ma vieni. La festa sarà un po' un catalizzatore in cui i tre mondi incontreranno e scontreranno. Ci saranno delle conseguenze per tutti, tutti perderanno una persona cara, e c'è questa scena in cui schizza il sangue su questa tavolata super patinata proprio per far capire che insomma alla fin fine tutti sanguinano alla stessa maniera. Il signor Kim lì arriva proprio al suo picco, farà il passo extra, non ne potrà più. La figlia è stata appena accoltellata, anziché chiamare l'autoambulanza il signor Park tenta di spostare l'uomo del bunker ferito per prendere le chiavi dell'auto e scappare, e mentre lo fa si copre il naso. Lì improvvisamente il signor Kim, diciamo che vede da fuori come i Park si comportavano con lui, perde assolutamente le staffe e decide di arrivare al nocciolo, non una guerra tra poveri, non è quello il problema. Il problema è l'auto. La rabbia è il sopravvento e il signor Kim non ha possibilità di salire socialmente, ma possibilità solamente di scendere. L'unica che aveva forse una possibilità di salire era Jessica, ma è morta. I due figli infatti sembrano essere quelli più
adattabili, diciamo, a questa vita e quelli più camaleontici in un certo senso, forse perché più giovani, forse perché lo desiderano di più, non sappiamo. Però se lui crede, spera di poter far parte di quella famiglia, sogna di sposarsi questa ragazza, eccetera, eccetera, dall'altra parte c'è la ragazza che la vediamo fare il bagno guardando la televisione e poi anche lì ci sarà un corrispettivo con lei seduta sul water che straviva. E il fratello le dice: sembri proprio parte della casa, sembri proprio una ricca. Diciamo che la regia riporta tutta la realtà. Mentre loro parlano di queste cose, c'è Jessica che sta mangiando degli snack che solo dopo si renderà conto sono snack per cani. Il personaggio di Jessica è interessante perché tutti i personaggi della famiglia Kim, come vi ho detto, vanno a sostituire un lavoratore, tranne Jessica. Jessica è la creativa e non a caso copre un lavoro che non era coperto da nessuno, si è praticamente inventato. E sembra essere molto brava nella recita, tanto che la madre sembra quasi tenera a lei e aver paura di fare brutta figura nei suoi confronti. Jessica riesce a cambiare, mimetizzarsi totalmente. Noi vediamo delle differenze enormi quando lei è, che ne so, lì nell'internet caffè, che mangia, fuma, eccetera, eccetera, e poi com'è in casa di Park. Una delle scene, insomma, fondamentali è proprio quando i Kim sono all'interno della casa di Park, in cui sognano di vivere lì, si ubriacano, fanno un po' come gli pare. In quel momento c'è la moglie dei Kim che dice ai figli: se vostro padre, insomma, adesso sta facendo tutto il ganzo, nel caso tornasse il signor Park, scapperebbe, si nasconderebbe esattamente come uno scarafaggio. C'è ovviamente un riferimento ai parassiti, all'insetto iniziale che abbiamo visto, ma effettivamente è quello che succederà. Appena arrivano i Park, inaspettatamente, devono sgombrare tutto. I Kim, diciamo, che nascondono tutto sotto i divani, sotto i tavoli, e loro stessi si devono nascondere lì. Ancora una volta vengono accomunati all'immondizia, si nascondono nella stessa parte. Nel film noi non vediamo mai i Park guardare sotto i letti, guardare sotto i divani, proprio per una sorta di ingenuità, ma non in senso positivo del termine. Perché scendere, abbassarsi, vuol dire perdere di potere, e lo faranno raramente, lo vediamo più la moglie farlo, per esempio quando scende nella cantina per prendere il succo per poter sfiare Jessica, ma sono dei momenti di debolezza. Come vi ho detto prima, se Kim interpreta un personaggio, lo stesso vale anche per i Park. Tutta la parte della festa, per esempio, in cui la moglie dice: ah, una cosetta da nulla, ma in realtà è semplicemente un modo per vantarsi delle proprie fortune e del proprio benessere economico, ribadirlo nei confronti dei loro amici. Si finge indignata, per esempio, insieme al marito, quando il marito trova queste mutande dentro la macchina, e la cosa che li indigna maggiormente è il fatto che siano mutande economiche, lo ripetono in continuazione. E, insomma, loro fanno un parallelismo: mutande economiche, ragazza drogata. Così, questo fa vedere il classismo, ma fa vedere anche l'ipocrisia, loro che si fingono indignati, ma in realtà poi useranno questa cosa come gioco di ruolo per, insomma, fare un po' gli zozzetti. E quindi la prima parte era esattamente una farsa del ruolo, anche se non c'era nessuno a vederli, ma hanno quel ruolo di ricchi e di agiati e devono agire così. La figlia, come vi ho detto, vuole fare la farsa, quindi questa storia ribelle con il tutor, ma c'è un'altra persona che recita all'interno dei Park ed è il bambino. Il bambino viene definito dalla sorella, almeno nei sottotitoli in inglese, come un cosplay artist. Lei da subito dice che sta facendo finta di fare questo grande artista, eccetera, eccetera, semplicemente per avere attenzioni. Il bambino finge di essere un artista, finge di essere un indiano, ribadisce in continuazione l'approccio superficiale che hanno le classi più agiate nei confronti di cose molto più grandi, come l'arte, la cultura dei nativi. Insomma, viene resa quasi un cosplay per questo bambino, una roba molto superficiale comprata a grandi linee da Amazon. La signora Park, vedendo i disegni del bambino, non pensa dei normali disegni di un bambino. Quello che in realtà il bambino disegna è l'uomo del bunker che ha visto, quindi il trauma che ha vissuto. Ma la signora è convinta in continuazione che sia un autoritratto ed è convinta che ci sia qualcosa di artistico nei confronti dei figli, perché i ricchi devono avere questi figli oltre la norma, superiori, e quindi il figlio deve essere un genio incompreso. E proprio qui nasce la relazione di codipendenza. I Park hanno bisogno di queste figure per ribadire il loro status, quindi il figlio che è un genio, la figlia che è un tutor perché così potrà diventare migliore, la cameriera, l'autista, eccetera, eccetera. Esattamente come Kim, hanno bisogno di quei lavori. La signora Park è interessante. Lei effettivamente sembra quasi voler piacere a tutti i costi a Jessica, quasi ricercare la sua approvazione. Leda Min viene definita come un po' lenta e non a caso viene presentata nel film in una scena in cui dorme sotto al sole, che per noi sembra un po' essere tonti, ma in realtà è semplicemente la dimostrazione del fatto che non faccia niente, il privilegio che non fa niente sta sotto al sole. Anche lei, insomma, fa un po' la scena. C'è Kibu che si presenta lì con tutti gli attestati, lei li guarda minuziosamente tutti e poi fa: no, no, non servono questi attestati, mi fido della parola di
di Min, però in realtà l'ha visti tutti. Ma vuole ribadire la sua autorità, dice mi fido, per esempio, però vuole essere presente durante la prima lezione. E c'è un momento durante la prima lezione che la colpisce molto, però secondo me potrebbe non essere immediato. Io l'ho capito grazie ai 1000 video che ho visto di Persi in Corea e Seoul Mafia. Sono dei canali fantastici, se volete scoprire qualcosa di più sulla cultura sudcoreana, se non li conoscete già ve li consiglio, ve li linko qui sotto. Per esempio in quella scena noi vediamo Ki-hoo che allunga la mano, diciamo, verso la ragazza e poi anziché toccarle la mano le sente il polso. Noi in quel momento vediamo la madre della ragazza letteralmente sussultare e il motivo è un po' più complesso e culturale. Il contatto fisico in Corea è molto diverso rispetto a quello da noi in Italia. Prendersi la mano viene considerata una cosa da fare tra fidanzati, un po' come credo, palparsi il sedere, credo. Qualcosa molto intima che non si fa semplicemente tra conoscenti, ma proprio tra fidanzati. Il suo personaggio è interessante e qui ho bisogno un po' del vostro sapere perché io non conosco la lingua coreana, purtroppo. La donna, poco prima di ritornare, insomma, dal campeggio, chiama la domestica e le chiede un piatto, il ramdong. A quanto ho capito non è proprio un piatto tipico, è un po' una cosa semi inventata tra mille virgolette, non è proprio una cosa conosciutissima, ma sarebbe un mix tra due noodles istantanei, i ciabaghetti e un altro tipo di noodles che creano un'acquetta, una minestra un po' scura che poi andrà a richiamare l'acqua che toccherà i Kim. Noi vediamo durante la preparazione sia noodles super economici, quindi quelli che costano, per farvi capire, tipo 50 centesimi, insieme a della carne. Quella è una carne che sembra molto simile a quella di Kobe, una carne tipica giapponese costosissima. L'unione di questo piatto super economico come quei noodles con la carne così prelibata ha fatto suscitare diverse interpretazioni. La donna chiama la domestica dicendo che quello sia in realtà un piatto che vuole il bambino. In realtà noi vediamo lei mangiare quei noodles, non il figlio. Diciamo che essendo un piatto economico viene considerato accettabile dalla società se a mangiarlo è un bambino, non un adulto, viene considerato un po' disdicevole. Il fatto che sia lei a mangiarlo, secondo molti, rivela un po' le sue origini. Dicono, io non so il coreano, quindi ditemi voi, questi sono i limiti quando si vede un film in una lingua che non si conosce, ma solamente con i sottotitoli, dicono che il personaggio della madre dei Park utilizzi degli slang colloquiali quasi da periferia, insomma un po' da gente poco ricca, poco chic. In molti sostengono che in realtà lei sia diventata ricca tramite i soldi del marito. Io non ne ho idea, come vi ho detto, purtroppo questa cosa non la posso sapere, non la posso verificare, però se sapete il coreano ditemi se è vera o no. I Park vengono presentati come molto stralunati, ma per noi per assurdo ci sembrano normali tutte le loro cose o il loro stile di vita. Forse perché è normale come desiderio, è molto diffuso e quindi lo percepiamo quasi come accessibile, quando in realtà le persone molto molto ricche nel mondo sono una percentuale piccolissima. Loro sembrano letteralmente fuori dal mondo, c'è questa donna che non fa niente tutto il giorno e crede che il figlio sia un artista, oppure si lamenta dicendo mi ricordo l'odore della metro che quindi non frequenta da millenni. La loro casa a tutti gli effetti è un bunker, non solamente perché sotto un bunker, e anche qui c'è il discorso di bunker costruiti all'interno delle case più ricche, così nel caso di attacco nucleare solamente i ricchi sopravviverebbero, quindi classismo eccetera eccetera, ma c'è anche un discorso per come è strutturata la loro casa. È letteralmente uno scrigno, loro sono letteralmente chiusi all'interno di questa casa. Come viene presentata è molto interessante, noi da fuori vediamo solamente questo grigio, non si vede niente della casa, c'è questo citofono che un po' ricorda quasi il pulsante che spinge l'uomo per accendere le luci quando passa il signor Park, e tramite questo codice, esattamente come in un bunker, si apre questa casa. Noi vediamo per la prima volta la casa tramite Ki-woo che entra con lui e la macchina da presa simula proprio l'ottica di qualcuno che è dietro, nascosto dietro Ki-woo. Noi vediamo proprio questa inquadratura che va lì, segue e man mano sale verso la luce e vediamo improvvisamente tra il grigio della città dove non vediamo mai un albero aprirsi a questo verde immenso, questo piccolo scrigno, piccolo paradiso all'interno di questo mondo grigio. Il percorso di Ki-woo è verso l'alto perché sarebbe un'ascesa sociale a cui lui poi aspirerà eccetera eccetera. I Park sembrano letteralmente chiusi dentro un'illusione che è quella della loro casa, e l'unico che sembra accorgersi qualcosa di più, ovvero che per esempio tutti i Kim abbiano lo stesso odore, è il bambino. Loro sono letteralmente trincerati all'interno di questa realtà
che è molto distaccata dalla realtà normale del resto delle persone. Schifano la metro, per esempio, colpevolizzano i loro lavoratori perché magari provengono da situazioni umili. Il loro distacco con la realtà è anche sottolineato da una cosa, il lavoro del signor Park. Quando vediamo il signor Kim che va al lavoro da lui per prenderlo, c'è il signor Park con un visore virtuale. Quindi lavora nel mondo della realtà virtuale, è totalmente distaccato dalla realtà. C'è anche la scena in cui sta dentro una macchina, che secondo me dovrebbe essere in green screen, potrei sbagliarmi. Inoltre anche lì dice, mi raccomando, non è un test, tranquillo, al signor Kim, ma in realtà tiene una tazza proprio per vedere se lui, nel caso di un movimento brusco, di una curva o di una frenata, butta il liquido per terra. Quindi è un test, anche se dice in realtà di no. Esattamente come la moglie dice delle bugie. Ma è anche bugiardo sotto vari aspetti, dice che in realtà rispetta molto di chi lavora per molto tempo in un campo, quando in realtà è sempre lì per licenziare il signor Kim semplicemente perché c'è un odore che non gli piace. C'è anche un dettaglio, c'è per esempio il signor Kim che non ha fatto quel lavoro per tempo, però dice di conoscere molto bene le strade. Potrebbe essere un collegamento, un inside joke, che quell'attore ha recitato in un altro film il ruolo del tassista. Questa illusione in cui si sono chiusi i Park è palese vedendo l'approccio al bambino. Cioè, il bambino ha visto un uomo e sono più portati a credere che abbia visto un fantasma rispetto a una persona. Questo scollamento dalla realtà si vede anche dalla signora Park, che quando il signor Kim dice ha sentito della cameriera avere la tubercolosi, lei dice: esistono ancora le persone così? Quella scena è molto bella, sinceramente, sotto diversi aspetti tecnici. Sai perché? C'è una parte metacinematografica in cui gli attori recitano e li vediamo effettivamente con il copione, e li vediamo mentre provano la parte che devono recitare nel film, ma in realtà è anche la parte che devono recitare come attori, quindi è esattamente metacinematografico. Ma vediamo letteralmente un dramma in tre atti, è molto da teatro drammatico, teatro lirico. Anche lì c'è il montaggio simmetrico, quello che compare una volta poi compare in una cosa totalmente diversa. C'è per esempio la salsa piccante rossa che prima viene messa sulla pizza, la pizza in cui loro elaborano il piano, luogo in cui prima lavoravano per piegare le scatole, e ora hanno fatto il passo successivo economico, ovvero possono addirittura permettersi di mangiare la pizza lì. Quella salsa poi ritornerà perché verrà utilizzata sul fazzoletto, e nell'immondizia a prendere quel fazzoletto chi ci andrà? Il signor Kim, non certo la signora Park. Anche lui un'altra volta viene connesso all'immondizia per l'ennesima volta. Tutto è estremamente simmetrico in quella scena della pesca, del montaggio, perfetto, lirico letteralmente. E viene utilizzato molto bene anche lì il fatto di scendere e salire, se fate caso, le scale mobili. Cioè per esempio la discesa mentre il signor Kim si fa una foto con la signora dietro, cioè per esempio la salita quando lui fa vedere quella foto alla signora Park. È letteralmente perfezione. Il film è molto interessante perché inizialmente è quasi una commedia nera nella prima parte, sembra quasi un teatro di farsa. Qui con la pesca inizia il dramma e viene narrato proprio in maniera molto teatrale. Quello che abbiamo visto fino adesso è quasi un gioco di maschere che crollerà e si dovrà fare i conti con la realtà. È molto interessante come le famiglie vengono presentate quasi come uno specchio. Il signor Park viene presentato con l'inquadratura sulla sua laurea, mentre invece la signora Kim viene presentata con la sua medaglia, quindi con i suoi successi. Il bambino di Park ha degli elementi comuni sia con Ki-woo che per quanto riguarda con la sorella. Il bambino per esempio ha fatto il Boy Scout, riesce a decifrare il codice Morse esattamente come Ki-woo, mentre invece Jessica viene definita la parte artistica della famiglia, esattamente come viene definito artistico il bambino di Park. L'unico che sembra non avere un corrispettivo all'interno della famiglia Park è proprio il signor Kim, che quindi dovrà uscire inevitabilmente dall'equazione. L'unico che infatti avrà più cose in comune con l'uomo dentro il bunker, e quella sarà la sua fine. Il film è pienissimo di dettagli. C'è per esempio l'università finta, che è l'università realmente frequentata da Bong Joon-ho. L'uomo nel bunker viene presentato quando la moglie gli dà un biberon di latte, il che ha diversi sensi, sia per farcelo percepire come infantilizzato perché purtroppo non è più utile alla società e quindi non ha possibilità di essere autonomo, eccetera eccetera, ma anche perché stando isolati a volte si regredisce a livello psicologico, e il latte è anche per un'altra motivazione. Lì non c'è luce solare, e la luce solare aiuta per quanto riguarda la vitamina D contenuta nel latte. Per esempio della cameriera si dicono tante cose prima ancora che si scopra del bunker, eccetera eccetera. Viene detto che la domestica conosce casa più di chiunque altro, e insomma la signora addirittura dice sembra quasi sentirsi la padrona di casa. Quando la licenziano, il signor Park dice era perfetta, l'unica cosa negativa era che mangiava per due, ti credo, portava il cibo anche al marito. Però anche questo sottolinea come nonostante fosse perfetta, queste famiglie ricche trovino ogni sciocchezza per criticare
licenziare un dipendente. Vediamo anche tramite il bambino come i ricchi abbiano questo feticcio per i paesi esteri. Lo vediamo con gli indiani in America, gli Stati Uniti, il fatto che Jessica abbia studiato all'estero, eccetera, eccetera, sconvolge e fa scena. Molto interessante che la canzoncina di Jessica che canta dovrebbe essere, però nel caso correggetemi, cantata sul ritmo di una filastrocca coreana, però correggetemi, una filastrocca che ha come tema un'isola. È da molto tempo un dibattito se è di proprietà del Giappone o della Corea del Sud. E anche la filastrocca parla di un contenzioso che due reclamano, esattamente come i lavori che noi vediamo all'interno del film. Nel poster del film io ho trovato un dettaglio che forse potrebbe avere a che fare con qualcosa, però non ci sono abbastanza informazioni per sostenerlo inevitabilmente. Nel poster diciamo che è riassunto già tutto il film, ci sono molte informazioni, ma c'è una cosa che ha attirato la mia attenzione. C'è una palla, che se fate caso quella palla ricorda tantissimo il logo di Google, colosso tecnologico per eccellenza, e la tecnologia è molto presente all'interno del film. E sembra esserlo sempre in maniera negativa, sembra essere un problema quando non prendono il wifi e una minaccia perché potrebbero inviare quella foto ai signori Park. Ma per ultimo anche quasi una salvezza perché la domestica ha tagliato i cavi della telecamera e quindi la fuga del signor Kim è rimasta segreta. Il film finisce con Ki-woo che è salvo, si risveglia da questo coma, ride, sorride e guarda il detective ma non si fida del detective. Ha vissuto per quasi tanto tempo una situazione in cui chiunque fingeva di essere qualcuno che in realtà non era e diffida anche del detective, lo ritiene troppo giovane per fare il detective. La sorella è morta, il padre è scomparso e lui e la madre sono condannati agli arresti domiciliari. Lo vediamo con la madre utilizzare l'autobus e tornare poi ossessivamente, cioè oggettivamente senza nessun motivo all'apparenza, in quella casa in cui vedrà la luce e vedrà un codice morse che decodificherà mentre è sulla metro, in riferimento a quello che diceva la signora Park prima, ed è un messaggio del padre. L'ultima inquadratura finisce esattamente con l'inquadratura iniziale in cui Ki-woo parla esplicitamente ancora di questo piano che ha nel salvare il padre, quindi diventare abbastanza ricco, comprare quella casa e liberare finalmente suo padre. Un piano che, come viene detto dal signor Kim, ogni piano è destinato a fallire. E quindi è qualcosa che oggettivamente purtroppo non accadrà mai. Ki-woo ci crede, ma allo stesso tempo non ci crede davvero a che quella cosa possa funzionare. Scrive quella lettera che forse non potrà mai consegnare a suo padre, probabilmente non potrà mai farlo. Ma fa anche un'altra cosa, ovvero prende la pietra, quella ambientale, e la riposiziona in un ruscello. Ovvero la mette al suo posto. Il finale del film è in cui tutto torna al suo posto. I poveri tornano nel seminterrato, il povero è sceso ancora più in basso, quindi nel bunker, i ricchi che ritornano nella casa per ricchi. Infatti andati via i Park, sono arrivati altri ricchi con una famiglia uguale, un figlio, una figlia e dei domestici, rimettendo in gioco ancora le stesse identiche dinamiche parassitarie. Il film non parla di quanto siano cattivi i ricchi, ma parla di quanto sia complessa la società, perché alla fin fine i Park e i Kim vogliono la stessa cosa. Vogliono una vita tranquilla, vogliono una vita felice. Sono entrambi egoisti. I Kim hanno fatto licenziare qualcun altro, i Park pensano semplicemente a loro stessi. Tutti pensano al loro benessere, ma essendoci così un problema economico e lavorativo, c'è questa lotta tra poveri per ottenere un lavoro che è così semplice perdere. È difficilissimo trovare, tanto da portare a fare letteralmente lotta tra poveri per ottenerlo. Se tutti i lavori dipendono dai ricchi e i ricchi sono pochi e i poveri sono tanti, ovviamente è una lotta all'ultimo sangue. Purtroppo tutto sembra ciclico. Andato via un ricco, la famiglia Park, ne arriva un'altra di famiglia ricca. Andato via un povero nel bunker, ne arriva un altro. Parasite parla proprio di questa immobilità in cui non è possibile muoversi tra classi sociali. Una delle cose che mi è piaciuta di più del film è che i Kim non sono rappresentati come vittima, ma come la normalità. Non sono rappresentati come pigri, svogliati o che non sanno far niente, ma come una famiglia con maggior capacità rispetto alla famiglia, soprattutto per quanto riguarda i figli. Ki-woo e la sorella hanno maggiori capacità e talento rispetto ai figli dei ricchi, ma nonostante le loro capacità, nonostante il loro impegno, purtroppo non arriveranno da nessuna parte, perché da dove vieni fa la differenza, molto di più rispetto a chi sei e quanto sai fare. Se una persona è ricca può diventare più ricca, ma se una persona è povera può solamente scendere, esattamente come succede al signor Kim. Questa immobilità sociale in cui ognuno rimane al suo posto viene proprio spiegata dal fatto che Hugh abbandona il suo sogno, lasciando e riportando la pietra nel ruscello, come qualcosa che non gli appartiene.
appartiene e non avrà mai una casa per poterla mettere. Bongiorno, secondo me, ha fatto un film praticamente perfetto a livello tecnico, tutto è limato e funziona esattamente come un'orchestra. Ed è anche difficile molto da classificare questo film. In molti l'ho sentito definire una commedia nera, ma secondo me Parasite è una commedia nera semplicemente nella prima forse parte del film. È una farsa all'inizio, poi diventa a tutti gli effetti un dramma e finisce con un dramma gigantesco, secondo me. L'accettazione e la rassegnazione totale di alcune persone ingabbiate nella classe sociale in cui sono nati, a prescindere dalla loro capacità, dal loro impegno, nulla potrà mai cambiare. Ed è estremamente triste il messaggio del film. La classe sociale in cui nasci deciderà il tuo futuro. Ed è una cosa estremamente attuale, secondo me. Siamo bombardati dalla TV, dai media, da storie in cui persone sono diventate ricchissime dall'oggi al domani con delle cose che all'apparenza possono sembrare riproducibili da noi. Diventato ricco, che ne so, con un canale YouTube, eccetera, eccetera. Ma sono delle storie che, per quanto ce le presentino e hanno l'illusione di essere molto numerose, in realtà sono poco numerose. Le persone molto ricche sono tipo l'1% mondiale, il 10% all'interno di una società. E se andate a vedere queste storie, tipo l'intervista della storia di una persona che ha 18 anni, sono andato negli Stati Uniti, ho aperto la mia azienda e ora è la terza azienda più importante a livello mondiale. Se voi andate a scavare questa cosa, non sono mai delle persone, insomma, povere, non sono mai delle persone come Kim che dopo il duro lavoro sono riuscite ad arrivare a qualcosa. La maggior parte delle volte, non sempre, sono delle persone che già arrivano da un certo tipo di famiglia, persone che magari hanno genitori imprenditori, che possono permettersi magari di non fatturare quanto dovrebbe essere un'altra persona, delle persone che magari hanno avuto un prestito dai genitori e hanno avviato così la loro azienda, bombardate da storie di persone che sono diventate ricche facendo le filosofe, aprendo un blog. Ma se voi andate a scavare, la realtà è un po' più complessa. Queste illusioni fanno molto comodo ai media, vendono bene e sono a tutti gli effetti dei sogni, un piano, che sono per gente come noi, che siamo un po' come KV. Molti tra noi potranno sognare di comprarsi una casa davanti al Colosseo. Quanti di noi potranno effettivamente farlo durante la loro vita? Quanti riusciranno a permettersi una cosa del genere? Forse quasi nessuno, io spero per voi tanti, ma io probabilmente no. Però perché questo sogno è così potente? Un po' perché ci piace l'idea di poterci migliorare e poter avere cose che non abbiamo, è sempre una cosa molto stimolante, ma soprattutto nella nostra società basata sul capitalismo, questa bugia che se ti impegni puoi far parte di quell'1%, è fondamentale per avere forza lavoro. Senza questa bugia non ci sarebbero così tante persone pronte a tutto pur di lavorare, pronte addirittura a non essere pagate pur di lavorare e pur di sperare di avere visibilità, successo, magari una promozione o magari addirittura, se lavori davvero molto bene, addirittura uno stipendio pagato normalmente. Senza questa illusione nessuno accetterebbe un praticantato gratuito. C'è l'illusione del poter accedere a quel sogno, poter fare la scalata sociale, e senza quell'illusione nessuno accetterebbe determinate cose, nessuno accetterebbe di lavorare senza essere pagato, nessuno crederebbe a ti pago in visibilità, se lavori nella mia azienda senza essere pagato avrai tante opportunità lavorative, nessuno crederebbe a tutte queste cose. Quindi la società dovrebbe ridistribuire la parte economica, dovrebbe rivedere la struttura lavorativa. E chi ha il potere perderebbe molte cose. Chi ha i privilegi li perderebbe, perché magari ci sarebbe meritocrazia. Sul film Parasite avrei altre mille cose da dire, questo video è lunghissimo, scusate, però avevo ancora mille cose da dire. È un film davvero molto bello, sia da analizzare, tutto è pensato, è messo lì per un motivo, per dare un messaggio, per dare una spiegazione e non tanto per. E questi sono i bei film da vedere, da analizzare, sono stimolanti, crescono dentro di te. Ho tentato di dire solamente quelle cose che non ho sentito nelle altre recensioni, spero sia un video interessante, vi abbia fatto amare il film o ve abbia fatto comprendere un pochino di più. Spero davvero vi sia stato utile. Se siete rimasti fin qui, lasciate qui sotto l'emoji della pesca. Se vi è piaciuto questo video e vi andasse di condividerlo, ci ho messo tantissimo per farlo, quindi mi aiuterebbe un sacco. Grazie mille in anticipo. E come un'ultima cosa, ci ho messo davvero tante ore per montare, realizzare, girare, scrivere questo video. Vi chiedo sinceramente di non rubare quello che ho detto nel film, che è il mio lavoro, per dei lavori a scuola, in università o per scriverlo per giornali, eccetera, eccetera. Mi è successo diverse volte, venite scoperti. Se citate qualcuno, citatelo come fonte, altrimenti, davvero poco etico, potreste anche avere dei casini per quanto riguarda il lavoro o l'università, perché sono delle cose gravi da fare. Quindi, nel caso, ci tenete tanto, basta che mi citate come fonte, a me va bene, però non rubatela, non è carino. Spero davvero vi sia piaciuto questo video, grazie mille per essere rimasti con me in questo viaggio lunghissimo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!